Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nella lezione di oggi vorrei vedere 50 frasi principali che noi russi usiamo quasi tutti i giorni. Iniziamo con una frase molto banale. Te l'ho detto. Я тебе говорила. Quando una persona, se anche voi avete detto qualcosa che non è giusto farlo, ma fa lo stesso, quindi usiamo te l'ho detto. Я тебе говорила. Per esempio, vi arriva un SMS e la vostra compagna o compagno vi dice: Ti sei dimenticato? Ты забыл, что ли? Ты забыл, что ли? Quando avete dimenticato di qualcosa, per esempio, dovete andare da qualche parte al weekend e avete dimenticato, ovviamente, e quindi lei vi dice: Ты забыл, что ли? Tipo, è una cosa ovvia perché hai dimenticato. Quando voi non siete sicuri di qualcosa, potete dire Я не уверена, se siete una femmina. Я не уверен, se siete un maschio, quindi non ne sono sicura, sicuro. Ok, quando volete parlare con qualcuno al telefono e quella persona, per esempio, è occupata, voi chiedete: Puoi parlare? Можешь говорить? Puoi parlare? Ok, e quella persona vi risponde: Ti richiamo. Я тебе перезвоню. Я тебе перезвоню. Per esempio, una persona vede che c'è una chiamata persa, quindi ho una tua chiamata persa. Come si dice? У меня от тебя пропущенный. Quando voi richiamate ad una persona e dite: У меня от тебя пропущенный. Una situazione molto quotidiana. Incontra il corriere, per favore. Street Corriera, пожалуйста. Perché tutti abbiamo Amazon, per esempio, quindi sempre ci arriva qualcuno o qualcosa. Quando noi parliamo con un amico o un'amica e diciamo non preoccuparti, не парься, è un'espressione molto informale che noi diciamo quasi tutti i giorni, tipo rilassati, stai tranquillo, tranquilla, ok? Alla stessa situazione, se vogliamo dire che non devi prestare tanta attenzione a questo, не обращай внимания. Не обращай внимания. Tutti i giorni abbiamo le necessità normali, come per esempio fame o sete. Quindi per dire che ho fame, я голодна. Ok? Или я голоден. Voglio mangiare. Я хочу есть. O voglio bere. Я хочу пить. O per esempio in questo periodo è molto caldo, quindi per dire ho caldo. Мне жарко. E in inverno normalmente diciamo ho freddo, quindi мне холодно. Per esempio, voi parlate con un amico o un'amica e in qualche momento non lo so, vi siete distratti, per esempio, passando una gatta, qualcosa del genere, non lo so, un uomo bello o una ragazza bella, quindi non avete ascoltato niente. Я все прослушала, non ti ho ascoltato, perché mi sono distratta. Quindi я все прослушала, non ho sentito niente praticamente. Per esempio, quando i bimbi dicono che mamma non farò mai più questa cosa, parola di onore, ok? Noi diciamo честное слово. Mamma, честное слово, non farò mai questa cosa più, ok? Честное слово. Per dire che non mi interessa o anche peggio, non mi frega, usiamo l'espressione мне все равно, non mi interessa, ok? E мне пофиг. Мне пофиг significa non mi frega praticamente, che мне пофиг, ok? Puoi dire qualsiasi cosa, non mi interessa proprio, ok? Мне все равно. Per dire che voi non siete sicuri di qualcosa, non ne sono sicura. Я не уверена. Non sono sicura. Я не уверен per un maschio. Non ho idea che cosa sia. Понятия не имею, что это. Per esempio, mamma trova i sigaretti nella borsa di un adolescente e chiede che cosa è?
E lui dice, «Pagnati ni mi sto eta», per dire, «Non so di che cosa chiedi, mamma». Per chiedere se una persona sta veramente bene, potete chiedere, «У тебя все хорошо?» «Стай bene?» «У тебя все хорошо?» Se vedete se una persona triste o qualcosa del genere, potete chiedere, «У тебя все хорошо?» Anche se una persona è troppo felice, anche in quella situazione sempre si può chiedere, «У тебя все хорошо?» È una frase molto banale che si sente sempre in questo periodo, andrà tutto bene, andrà tutto normale. Все будет хорошо, все будет нормально. Quando noi vogliamo dire, nei peggiori dei casi, в худшем случае, в крайнем случае, per esempio è successo qualcosa e voi parlate con una vostra amica o amico e dite, в худшем случае succede questo, ok? Stai tranquillo, все будет хорошо, tutto andrà bene. Nelle situazioni quando ci sono un paio di amici ubriachi, molte volte gli uomini iniziano a chiedere, mi rispetti? Hai rispetto per me, nel senso, ti меня уважаешь? E proprio con una voce ubriaca usano questa espressione molte volte, è molto famosa. Ti меня уважаешь? Sono un po' in ritardo. Quando per esempio state ancora a letto e volete dire al vostro capo, ma sarò in ritardo, è possibile, succede. Quindi, я немного опоздаю. Немного può essere differente, cioè nel senso che può essere 5 minuti, veramente poco, o può essere anche un'ora. Dipende che relazioni avete con il vostro capo. Che finalmente è successo qualcosa, per esempio un vostro amico arriva e vi dice mi sposo e voi dite finalmente, e in russo si dice наконец-то, ну наконец-то, hai deciso di fare qualcosa, ok, ну наконец-то. State in un ristorante per esempio insieme con il vostro compagno o la vostra compagna e sapete che il gusto della vostra compagna è meglio, quindi dite scegli secondo il tuo gusto. Выбери на свой вкус. Per esempio il vino, perché lui o lei è esperto, ok? Выбери на свой вкус. Per esempio, state in un ristorante e avete preso troppo e quindi volete portare via qualcosa. Possiamo portare con noi questi piatti che sono rimasti, perché sono buonissimi, quindi. Можно нам это с собой? Это significa questo. Saboi con noi. Quindi, можно нам это с собой? Quando non avete voglia di parlare e qualcuno vi chiede qualcosa, non lo so, la vostra compagna vi chiede che cosa, bla 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 bla, come sempre succede in alcune situazioni, chiedi qualcos'altro, cioè nel senso che non lo voglio parlare in questo momento di questa cosa, che okay, non mi interessa, спроси что-нибудь попроще. Chiedi qualcos'altro, chiedi qualcosa di più semplice, ok? Nel senso che non ho voglia di parlare di questo adesso, quindi спроси что-нибудь, è qualcosa попроще. Per esempio, state con un amico o un'amica in un posto di tante persone e lui o lei vi chiede qualcosa e voi dite no, te lo dico dopo, ok? Nel senso che non è il momento giusto, per esempio. Потом расскажу. Ti racconto dopo, praticamente. Потом расскажу. Può essere che anche non raccontate dopo a lui o a lei, però l'espressione è questa. Потом расскажу. Se volete uscire insieme con una persona per chiedere quali sono i tuoi piani per la sera, potete chiedere какие у тебя планы на вечер? Какие у тебя планы на вечер? Quando la vostra compagna vi chiede di andare da qualche parte e voi non avete proprio la voglia di andare da nessuna parte, quindi non ho voglia di andare da nessuna parte, мне не хочется никуда идти. Non voglio andare. Мне не хочется никуда идти. Никуда, da nessuna parte. Quando discutete qualcosa con il vostro amico, per esempio, e lui vi ha convinto, potete dire ok, mi hai convinto, хорошо, уговорил. Per a volte dire va bene, basta, non voglio più parlare di questo, хорошо, уговорил.
Per esempio, avete una compagna che sempre dimentica di spegnere la luce. Potete dire: Wyklucz świat. Spegni la luce. Wyklucz świat. Per esempio, state a casa e aspettate la vostra compagna e volete chiedere a che ora ti aspetti. Va skolka ti da ждать? A che ora arriva questa persona? Può essere anche con qualsiasi persona, anche per esempio con un'amica che dovrebbe arrivare a casa vostra. Per esempio, state facendo il pranzo e dite che a me mi serve il tuo aiuto, ho bisogno del tuo aiuto. Мне нужна твоя помощь. Ho bisogno del tuo aiuto. Aiutami, per favore. Помоги мне, пожалуйста. Мне нужна твоя помощь. Per esempio, il vostro compagno guarda la televisione o qualcosa e il volume è molto basso. Volete chiedere per alzare, ok, il volume. Alza il volume. Сделай погромче. Погромче significa più alto la voce, ok? Per esempio, grazie per averlo ricordato. Un vostro amico vi ricorda qualcosa di importante. Спасибо, что напомнил. O può essere, per esempio, il vostro compagno vi dice: ti ricordi che domani sono 5 anni che stiamo insieme? E tu dici: Спасибо, что напомнил. In modo ironico. Per esempio, un vostro collega ha la macchina e va con la macchina a casa e voi vivete praticamente a 5 metri uno dall'altro. E quindi, mi porteresti a casa con te? Cioè, nel senso che mi dai un passaggio? Подбросишь до дома? Mi porti a mia casa, praticamente? Non è ancora il momento, еще не время. Ok, per dire che non è il tempo giusto per fare qualcosa. Quando voi state insieme nella macchina e volete mettere un'altra musica perché non vi piace, per esempio, la musica del vostro collega, posso mettere la mia musica, per esempio. Можно я свою музыку поставлю? Можно я свою музыку поставлю? Cosa volete dire? Non avere fretta perché state insieme in una macchina e una persona sta andando molto veloce. Potete dire: не торопись. Non aver fretta. Не торопись. Perché non mi hai detto niente? Почему ты ничего не сказала? Per esempio, successo qualcosa, un'amica si sposa, o è incinta, voi arrivate, la vedete e dite: почему ты ничего не сказала? O per esempio, il vostro compagno arriva a casa e non porta acqua. E io dico: beh, dove sta acqua? E mi risponde: perché non me l'hai ricordato? Почему ты мне не напомнила? Per dire che perché non mi hai scritto un messaggio, perché ero impegnato, quindi non mi ricordo tutto. Volete stare da soli, quindi voglio stare da solo. Da sola? Я хочу побыть в одиночестве. Sto cucinando in cucina. E arriva il mio compagno e mi spaventa. Ok, non spaventarmi così, dico in italiano, e in russo dico: не пугай меня так. Не пугай меня так, perché quando sto facendo qualcosa sono molto concentrata e quindi a volte non riesco a vedere niente, praticamente non vedo nessuno e niente. Quindi не пугай меня так. Se volete dire non lo sapevo, potete dire я ведь не знал in russo, quindi non sapevo niente. Не знал per un maschio, не знала per una femmina. Per esempio, è stato bello. Quindi siete stati insieme con i vostri amici e volete dire è stato bello o è stato figo, perché было круто significa praticamente è stato figo, perché круто è figo. Давайте повторим как-нибудь, per esempio. Facciamolo di nuovo qualche volta. Quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto oggi. Давайте повторим как-нибудь. Я скоро буду. Torno subito. Torno subito. Per esempio, arrivate ad un negozio e c'è scritto Я скоро буду. Quindi la persona che lavora lì ha scritto che torna tra poco. Normalmente scrivono anche i minuti, però. Я скоро буду può succedere anche che chiedete al vostro compagno quando arriva a casa.
e risponde: «Ya scuola vuoto, quindi torno tra poco». Per esempio, per dire che ti è sembrato qualcosa, hai frainteso, «Тебе показалось». «Тебе показалось» non è successo questo, ti è sembrato questo. Se andate a piedi a casa di una persona, per esempio, o comunque arrivate a piedi da una persona, potete dire che «Sto arrivando». «Я уже иду». «Я уже иду». E per dire «Quando ho finito tutto», potete dire «Devo andare». «Мне пора», che «Devo andarmene da qui». Questo è tutto. Oggi vi ho fatto vedere tutte queste frasi che potete usare tutti i giorni. Se volete chiedere qualcosa, se volete ordinare qualcosa, nel senso che dire spegni la luce, o per esempio perché non mi hai detto, e tutte queste cose che abbiamo visto oggi. Ciao a tutti e ci vediamo la prossima volta.